riscoprire e valorizzare le origini etrusche della città di Arezzo. È questo l'intento che muove Etruscologica, l'iniziativa che si inserisce nel calendario delle celebrazioni etrusche promosse dall'ufficio della presidenza del Consiglio regionale. Quando si dice Arezzo etrusca si pensa forse unicamente alla chimera, in realtà non è solo la chimera, noi abbiamo tanti ritrovamenti, tanti reperti, tante bellissime cose nel nostro territorio che vogliamo, non dico ritirar fuori, ma rendere più visibili nei confronti dei nostri concittadini. Quindi faremo delle iniziative molto interessanti per riportare alla luce, usiamo questo termine che nell'archeologia è di moda, ma in realtà per riportare sotto i riflettori dell'attenzione aretina delle cose che esistono e che sono molto belle e che vanno valorizzate. Primo appuntamento dell'iniziativa a Castelsecco il 28 agosto. All'interno di un vero e proprio scrigno di testimonianze archeologiche di epoca etrusca, i più piccoli, guidati da un'archeologa, potranno scoprire la storia della collina. Ovviamente nell'ambito delle celebrazioni etrusche non poteva mancare un momento dedicato alla chimera di Arezzo. Sarà la dottoressa Maria Gatto il 3 settembre a raccontare la storia, con qualche aneddoto ancora poco conosciuto, del ritrovamento del grande bronzo. Infine si ripercorreranno le radici della storia aretina anche nel vero senso della parola con un percorso trekking dal titolo Sentieri dell'archeologia il 3 e il 4 settembre. È un'occasione questa che ci viene offerta per promuovere la conoscenza della fase etrusca della nostra città, le cui testimonianze sono conservate sia all'interno del Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilio Mecenate, da cui il trekking partirà, e poi nel tessuto cittadino, ecco, quindi sotto edifici, in vista anche nelle sezioni murarie, insomma, ci sono, toccheremo accompagnati dalle guide del centro guide tutti questi luoghi più appunto importanti, raccontando la storia della nostra città nel periodo etrusco.